Ciao! Oggi come vedi sta nevicando, ma non è questo il tema del video. Oggi ti voglio raccontare come personalizzare la tua pompa di calore. Allora, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale e partiamo! Ciao, oggi sono qua in cantiere per farti vedere come personalizzare la tua pompa di calore. Oggi sta nevicando, come puoi vedere, ma questo non ci preoccupa perché sai che quando parlo di pompe di calore mi riferisco solo a pompe di calore professionali, e quindi pompe di calore che non hanno paura del freddo, che non temono il freddo. Ecco, per me sentir dire no, ma guarda che la pompa di calore non funziona quando fa freddo fuori non esiste. Le pompe di calore sono installate anche in Svezia, in Norvegia. Nel 2018 devi sapere che su 100 generatori di calore, 96 erano pompe di calore in Norvegia, quindi perché in Italia non dovrebbero funzionare? Però questo non è il tema del video. Puoi capire da solo se è una pompa di calore commerciale oppure professionale, lo capisci dalle dimensioni, guardala qua. Ecco, questa è una pompa di calore professionale. Non la trovi su eBay, quindi non trovi i prezzi su internet, perché non viene venduta tramite negozi online o cose del genere. Quei prodotti lì si chiamano commerciali e hanno tutt'altra caratteristica. Invece, se vuoi essere un po' più tecnico, capisci che è una pompa di calore professionale dal COP. Dal COP quando fuori fa freddo, quando fuori nevica, no? Se sta nevicando vuol dire che ci sono 0, 1, 2 gradi. E una macchina del genere con 2 gradi esterni ha un COP di 4,46. Difficile da trovare sui prodotti commerciali. Ma torniamo però all'argomento del video, cioè la personalizzazione della pompa di calore. Per me è importante creare una soluzione su misura. Non intendo una soluzione su misura solo però per quanto riguarda la potenza della pompa di calore, oppure la distribuzione, quindi come fare l'impianto, no? Faccio un esempio, il raffrescamento, lo facciamo a pavimento, lo facciamo ad aria con degli split idronici oppure canalizzati, ma piuttosto anche la personalizzazione estetica della pompa di calore. Una famiglia che investe migliaia e migliaia di euro per una pompa di calore professionale ha anche la possibilità di avere un pezzo unico. Cosa intendo con unico? Intendo una macchina che effettivamente si presenta in maniera completamente diversa da quella di qualsiasi altra macchina, ad esempio anche quella del tuo vicino. In questo caso abbiamo una pompa di calore nera, adesso andiamo a personalizzarla con acciaio Corten, quindi quel trattamento ruggine che personalizza la macchina. L'attivazione della ruggine avviene con il tempo a casa del cliente. Parte con acciaio grezzo, che poi nel giro di un mese e mezzo, diventa color Corten. Ecco che a seconda della località, delle condizioni di umidità e dell'esposizione al sole, questa macchina risulterà unica nel suo genere. Non c'è nessun'altra pompa di calore al mondo che potrà assomigliargli. Se non sai cos'è il Corten, è un acciaio che viene trattato con un prodotto che permette la formazione di ruggine molto velocemente. Questo strato di ruggine è una pellicola protettiva che andrà a proteggere la macchina nel tempo. Tutto questo viene accelerato con un processo chimico e una volta ultimato resterà stabile per sempre. Adesso invece andiamo a cambiare le lamiere. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto. Se anche tu sei una persona che vuole un prodotto unico nel suo genere e personalizzato per la sua abitazione, vai sul link che trovi in descrizione. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube per seguire in anteprima tutti i miei prossimi video. Ci vediamo presto!